Rudy Figari, 50 anni e alle tue spalle tante immagini che significano futuro, una Pro Recco Judo che guarda soprattutto avanti. Ma certamente, il nostro obiettivo è andare avanti, far crescere i ragazzi, i giovani che ho la fortuna di avere qui alle mie spalle e anche sul tappeto chiaramente, e quindi il nostro obiettivo è avanti, sempre, come abbiamo fatto in questi 50 anni di attività. 50 anni di grandi emozioni, tantissimi i ricordi, ma quello più speciale per Rudy Figari qual è? Ma guarda, sono talmente tanti che in 50 anni abbiamo avuto per fortuna tanti momenti bellissimi a livello sportivo, a livello di ambiente, di situazioni. Purtroppo ci sono anche dei momenti difficili, abbiamo perso due delle nostre colonne, Sergio Ferrari e Maurizio Canovaro, e sono stati per noi forse il momento più brutto della nostra attività. Hai avuto l'occasione di incontrare però tante figure davvero mitiche, possiamo dire così, citavi il maestro Zeni e poi via via tante altre persone che ci hanno accompagnato in questi 50 anni. Sì, ho avuto la fortuna di avere sempre vicino gente di grosso livello, col quale ho avuto da sempre un rapporto di amicizia, oltre al maestro Zeni che è stato il mio maestro, è uno dei fondatori della Pro Recco. Ho avuto la fortuna di avere appunto tecnici di grande livello vicini che mi hanno insegnato tanto e dai quali ho ricevuto e poi ho trasmesso agli altri. È una grande gioia essere qui al fianco della società, un traguardo importantissimo, un traguardo fatto da generazioni e generazioni di dirigenti, di presidenti illuminati, di tecnici e di atleti, perché poi non è solo un traguardo temporale ma anche un traguardo che porta ricchezza di risultati, di tante medaglie, tanti riconoscimenti. Ho di oggi la notizia della medaglia d'argento del CONI, quindi una grande, grande soddisfazione per la società, ma una grande soddisfazione per tutta la città. Credo che un paese così piccolo con queste eccellenze sia soltanto qua. Anche il judo ha dato dei numeri incredibili, è una società bellissima, una società che porta avanti tantissimi giovani, che è quello che piace a me. Per poi se vengono i risultati meglio, se non vengono abbiamo educato tanti bambini a diventare dei grandi uomini. Una grande festa Antonio Micillo per i 50 anni della Pro Recco Judo, Pro Recco Judo gratificata da una stella d'argento al merito sportivo. Beh, era una gratificazione doverosa che viene giusta durante la celebrazione del cinquantennario, ma per tutta l'attività svolta meritoria sul territorio in favore dei giovani. Massimo, una giornata dalle fortissime emozioni oggi, ma lo sapevi di aver ricevuto la palma di bronzo al merito tecnico? No, assolutamente, è stata una sorpresa in un giorno importante, è arrivata quindi la ciliegina, la classica ciliegina, non mi aspettavano una sorpresa di questo tipo. Io credo che sia merito veramente, non sono parole di circostanza, sia merito veramente di una società di altissimo livello formata da dirigenti che hanno un cuore e soprattutto da atleti che fanno grandi sacrifici per dare grandi risultati alla nostra società e a tutta la cittadina. Le ultime stagioni sono veramente stato un passaggio importante nella storia della Pro Recco Judo. I risultati senz'altro, le ultime due stagioni hanno portato grandi risultati di medaglie, di affermazioni. Però è cresciuto il gruppo, questo nell'ultimo anno, è un gruppo di alto livello, mentre prima avevamo la medaglia di un singolo, la medaglia di un atleta in una categoria, adesso in tutte le categorie siamo diventati all'altezza dei più forti e quindi è questo il gruppo, sicuramente il gruppo è cresciuto. Un grande gruppo di atleti, ma uno staff di alto livello che cerca di imitare, perché non è mai sbagliato imitare, i professionisti. Quindi la struttura deve essere completa. Se in uno sport agonistico come il nostro, dove si fa competizione ad alto livello, come diciamo, quindi con i professionisti, manca il supporto medico, manca il mental trainer, mancano i supporti di preparazione atletica, la tecnica solamente oggi non basta più e quindi tutta la struttura è all'altezza degli atleti ed è questo quello che caratterizza la nostra società. La Pro Recco Judo è semplicemente una seconda famiglia per me. Fortunatamente ho avuto i genitori e la sorella, lo zio prima di me che hanno praticato e dunque
introdotto in questo mondo che mi coinvolge da quando ho 4 anni, adesso ne ho 25, dunque sono 21 anni che pratico e insegno. E la mia speranza è quella di poter praticare ancora per qualche anno, ma soprattutto insegnare ancora in futuro e trasmettere quello che per me sono, oltre che la tecnica del judo, soprattutto i valori che trasmette il judo come arte marziale. La sede è in Piazzale Olimpia 33, che peraltro è comodissimo all'uscita dell'autostrada di Recco, vicino al campo da rugby. E i corsi si svolgono dal lunedì al venerdì, per i piccolini dalle 5 alle 6 e poi piano piano i più grandi, con una segreteria a disposizione dalle 5 di ogni pomeriggio. Sono in palestra da quando avevo 4 anni e assolutamente una seconda famiglia, quelle cose che non puoi concepire la vita senza. Finisci la giornata e vai in palestra e sei stanco dallo studio, dall'università, ma è comunque un piacere perché hai i tuoi amici e è veramente una seconda famiglia. Quali valori trasmette una disciplina sana come il judo? Sicuramente il sacrificio, la dedizione, la passione, avere un obiettivo e farsi il mazzo, ma andando sempre avanti e provandoci sempre. Il sacrificio sicuramente è il valore più grosso che ci ha insegnato questo sport. È un piacere essere qui anche perché con molti degli atleti che sono della Pro Recco mi conosco molto bene e siamo stati piccoli insieme. E quindi è un piacere festeggiare il 50° della società, è un onore essere qui e è un piacere. Una società che è cresciuta in una piccola città, però con risultati veramente di grandissimo livello. Insomma, alle spalle dei gruppi militari, insieme ad altri sodalizi, c'è la Pro Recco Judo. Ti sei dato una spiegazione di tutto questo? Secondo me la spiegazione di tutto questo è la passione che ci mette ognuno di loro nel far crescere sempre di più, giorno per giorno, la società. A partire dai grandi, a passare agli agonisti senior sui 20 anni e arrivare ai piccoli per trasmettere la passione che serve per portare una società di un piccolo centro abitato, tra virgolette, come Recco, a portare la passione per farli crescere ed arrivare a grandi risultati e avere obiettivi molto importanti. Siamo praticamente gli iniziatori della Pro Recco, un grande ambiente, bellissimo, lo è stato, continua ad esserlo e sempre sarà. Sì, contentissimo di vedere che dopo 50 anni non è la stessa cosa, anzi è migliorata la società grazie a Rudy, grazie a tutti i tecnici e forse in parte anche grazie a noi che all'inizio siamo riusciti a contribuire perché la società andasse avanti.